La comunicazione visiva è una delle forme più immediate per diffondere un messaggio. In un'immagine ci trovi in una frazione di un secondo tutti gli elementi che servono per determinare un messaggio. La difficoltà di chi crea questo modo di comunicare sta proprio nel saper gestire questi elementi e anche di inserirne di nuovi, quindi l'espressione, la posizione del corpo e delle mani, il look, l'ambientazione, il tipo di illuminazione. Ogni elemento è importante e ogni elemento è frutto della collaborazione di molte persone. È il filo conduttore che lega il soggetto con il resto dei vari elementi, ma come prima cosa l'importante è che il make-up leghi col soggetto stesso. Devi capire la sua personalità e il suo carattere e in base a questo il make-up le viene cucito addosso non solo per esaltare il suo lato estetico ma anche il suo modo di essere. Con Anna la sfida è stata quella di fondere bellezza e naturalezza. Ci troviamo in uno dei posti più belli della Toscana, dove la natura risulta ancora selvaggia e incontaminata. L'ispirazione ha disegnato con questi due elementi il percorso di tutte le varie figure che hanno partecipato a questo progetto. Make-up, stylist, light designer. E qui il lavoro di squadra è fondamentale. Nel caso specifico di Anna ho pensato a un trucco elegante, brillante e femminile che si ispirasse anche al mondo delle sirene. Inoltre ha dei bellissimi occhi verdi che cangiano sull'azzurro e questa cosa mi ha favorito nello scegliere le tonalità, visto che l'ambientazione era circondata dal verde della natura e dai colori delle cascate naturali in cui eravamo. Ho pensato che fosse l'ideale utilizzare la luce naturale, avvalendomi di pannelli riflettenti dove fosse necessario. Mi sono concentrato molto sui dettagli del viso, dandogli più risalto, sia come inquadrature che come illuminazione. Ma nello stesso tempo ho valorizzato anche l'ambiente, inserendo elementi come vegetazione e cascate d'acqua. Ammetto che non è stato sempre facile. L'elevato contrasto, dato dal cambiamento di luce dovuto alla vegetazione, mi ha messo più volte a dura prova. Ma direi che i risultati sono stati ottimi, con la soddisfazione di tutti.